Uno chef stellato, le erbe spontanee del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, la qualità dei prodotti dalla rete dei produttori delle Dolomiti UNESCO, l'entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco dei gestori del rifugio dal Piazza. Sono questi gli ingredienti che hanno reso unico il secondo degli incontri d'altra quota promossi dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. Ad attendere i partecipanti a Passo Croce Daune, mercoledì 4 luglio, Alessandro Gilmozzi, chef stellato che ha fatto dell'utilizzo delle erbe dolomitiche una vera e propria ragione di vita. Quello che a me piace fare è prendere i prodotti proprio dolomitici e trasformarlo in emozione. Emozione che poi basta vedere dove siamo, sia nel piatto che nel nostro ambiente. Lo chef ha quindi accompagnato i partecipanti lungo i quasi 1000 metri di dislivello che separano il passo dal rifugio dal Piazza, illustrando le proprietà e i possibili utilizzi di decine di erbe spontanee. Alessandro Gilmozzi ha quindi montato un piatto speciale a base di un ingrediente solo apparentemente povero, come il fagiolo, in questo caso della qualità Bala Rossa, con l'aggiunta di anice stellato, cereali soffiati e schiuma di yogurt. Fantastica, una cosa fantastica, veramente, cioè, vedere una persona che al suo livello è anche umile, per me è stato fantastico. La conoscenza di Alessandro ci ha portato sicuramente delle esperienze nuove, anche perché oltre a essere un grande chef è una grande persona. La rassegna si concluderà il 25 agosto al Rifugio Berti, al cospetto del Popera. Anche in questo caso, insieme ai gestori Bruno Martini e Rita Zandonella, ci saranno lo chef Alessandro Gilmozzi e i prodotti di qualità del territorio delle Dolomiti UNESCO. La filosofia di fondo che sta alla base di questi incontri non è proporre cucina gourmet nei rifugi, ma fare in modo che le reti alla base della gestione del patrimonio UNESCO lavorino insieme.